credo sia superfluo e totalmente inutile dire che se non vi raccontate... Approda nelle sale cinematografiche The Screen di Milazzo e Messina il film 2000 passi del regista filippese Federico Maio, prodotto dalla casa di produzione indipendente 23esima strada. Dal 7 al 13 marzo sul grande schermo vedremo tantissimi attori del territorio che stanno scommettendo sulla Sicilia, con un film ambientato nel 1944 che racconta la storia di 5 soldati che si ribellano al regime di Salò e scappano ritornando a piedi nella propria amata terra di origine. Un viaggio tutt'altro che semplice. Ruben, possiamo parlare dell'esperienza che avete avuto durante le riprese del film? Assolutamente sì. Allora, questo film è stato assolutamente divertente, bello. Io sono un super patriottico, quindi abbiamo visto questi posti della Sicilia che la maggior parte già conoscevo, ma molti li ho scoperti grazie ai miei amici, a Federico, al regista, a Carmelo, ai produttori, insomma a tutti loro, perché loro avevano... erano stati già per parecchi mesi in giro per le location a cercare posti nuovi, posti perfetti, precisi come li volevano loro, col cancello nel posto giusto, con i muretti nel posto giusto, e in effetti ne è valsa la pena perché erano tutti posti bellissimi. Abbiamo vissuto tutti insieme per diverse settimane sia a Montalbano che a Castiglione, vicino Catania, e sui vari fiumi, in queste location bellissime, spaziali, con sveglia prestissimo, ovviamente alle 5 di mattina. Alcuni di noi l'hanno sofferta, io per fortuna no, ma è stato tutto molto divertente, molto in famiglia, ecco. Ci siamo sentiti veramente una famiglia per tanti mesi, perché poi era il periodo in cui c'era il Covid, quindi c'erano varie restrizioni, i comuni non aprivano, c'erano tantissimi limiti che però abbiamo superato, secondo me, alla grande. E quindi... tu eri reduce anche dalla fiction su Canale 5? Sì, la giravo contemporaneamente, quindi ci sono state diverse volte che ero costretto a finire alle 18 qui, partire in macchina, andare a Roma, girare per 2 giorni, 3 giorni, poi tornare qui, quindi erano un po' intrecciati i periodi, perché ho girato anche quello da settembre a marzo di 2021-2022, e quindi... cioè, per me è stato ancora più faticoso, però ne è valsa la pena perché è stata un'esperienza assolutamente unica, divertente. Speriamo di ricominciare presto a fare qualcos'altro insieme. Glielo dico sempre ai ragazzi e spero sia imminente la cosa. Allora, l'esperienza dei 2000 passi già nasce da una formazione più ampia e quindi chiaramente mi sentivo molto più sicuro, più dentro la parte, insomma è... un'esperienza appunto molto coinvolgente con i ragazzi che anche loro hanno portato avanti le loro conoscenze in campo e sicuramente sarà un prodotto più consistente. Tra tante trinacre c'è anche l'attrice polacca Jagoda Lewandowska, che è stata tra le protagoniste del film. Allora, per me è stata un'esperienza incredibile, mi è piaciuto tantissimo immedesimarsi in una ragazza che è francese. Io non parlo benissimo francese, quindi è stata, diciamo, un pochino un challenge per me, perché il francese è la mia quarta o quinta lingua, però è stato molto bello perché... diciamo che avere tantissime emozioni, poter esprimere tantissime emozioni attraverso una parte che vive le sue le parti del carattere nel momento della guerra è stato molto molto bello. Che rapporto c'è stato con il regista e con gli altri attori? Beh, un rapporto meraviglioso, siamo stati davvero, penso, tutti molto molto bene, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo avuto davvero tante tante risate durante il backstage del film. Dal 7 marzo andrai al cinema a vederlo? Sì, il 7 marzo andrò al cinema, certo, vorrò rivederlo e poi sarà un'emozione diversa perché sarà proprio proiettato in una sala cinematografica, quindi sicuramente ci sarò. La cosa brutta che gli cercano i tedeschi. E si trovano! E si trovano! I sent my steps today.